Bene, no? Vi lamentate che voi avreste voglia di trovare la persona giusta e poi trovate sempre le persone sbagliate. Insomma, bisogna avere un metodo, bisogna avere un sistema, bisogna sapere quello che si vuole. Saluto Elena. Nel frattempo, quello che suggerisco però è di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così gratuitamente riceverete le notizie dei nuovi video. Mettere un like, così facciamo girare il video. E poi vi ricordo che salutiamo anche Paola. Vi ricordo che potete, se volete, fare delle domande. Dovete fare donazioni o avere l'abbonamento, ovviamente per domanda a tema. E se volete, se no, non rispondo alle vostre domande se non siete abbonati o se non fate donazioni. E poi, se volete seguire i miei seminari, invece abbonatevi all'abbonamento base. Con l'abbonamento base potrete ottenere dei risultati. Bene, salutiamo Manuela che ha eseguito l'upgrade. Bene, quindi torniamo, diciamo, a capire un po' come vanno le cose. Allora, intanto entrare in una relazione sentimentale è un passo comunque importante nella vita di una persona, perché prima di farlo, quindi, ci sono alcune cose importanti da considerare, alcune cose da tenere a mente e alcuni fatti da prendere in considerazione. La prima cosa, secondo me, è conoscere se stessi. È essenziale avere una comprensione chiara di se stessi. Oh, salutiamo anche Christian, perché se una persona non conosce se stesso, se una persona, salutiamo anche Maria Grazia, salutiamo Rosy, salutiamo Maria, se una persona non conosce se stesso, se una persona non ha, diciamo, non ha la percezione fondamentalmente di se stesso, beh, difficilmente potrà essere adatto a trovare una relazione. Conoscere se stesso vuol dire anche sapere quello che vogliamo, avere una visione chiara di quelle che sono anche le nostre esigenze, che poi è un punto fondamentale, no? Sapere cosa ti piace, cosa non ti piace. Quali sono i tuoi obiettivi nella tua vita? Perché altrimenti farai una vita di merda. Vabbè, che uno mi dirà, tanto ci sono abituato a fare una vita di merda. E ovviamente sulla merda, naturalmente, compare Kizza. Abbiamo anche la nostra Betty Cottage. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Sapere cosa ti piace, cosa non ti piace, quali sono i tuoi valori. Che cosa davvero importante? Che visione hai nella tua vita? Questo è un punto fondamentale. Poi, vabbè, questo non riesco a capire. Stella Marina fa domande che non c'entrano, ma comunque rispondiamo. Un uomo che ha scritto nel suo WhatsApp in inglese: mia madre è la mia vita, come lo devo coinvolgere? Beh, come lo devo coinvolgere? Basandosi su questa cosa, non è che mia madre è la mia vita, quindi avrà un problema con la madre, ovviamente. Quindi devi diventare una coregista. Se tu segui i seminari, capirai cosa vuol dire diventare coregista e quindi prendere il potenziale della madre. Perché un uomo che dice mia madre è la mia vita, ovviamente è completamente, come dire, sottomesso alla madre, quindi anche se c'è un forte conflitto, quindi l'unica cosa è fare da coregista. Quindi, però, non è che posso mettermi qua a spiegare il ruolo di coregista. Segui il corso e lo capirai. Seguite i seminari e imparerete. Con l'abbonamento base potete seguire i seminari. Comunque, in questi casi bisogna sfruttare proprio l'imprinting e la figura del coregista è la figura fondamentale. È una delle figure, abbiamo la figura del regista, del coregista, dell'adulto significativo, dell'elemento di verifica trasgressivo. Sono tante figure all'interno della triade che voi potrete recitare, diciamo, queste parti se sapete, sapendo quello che bisogna fare. Questo lo spiego nei seminari,
diciamo, lo spiego nei seminari che faccio con l'abbonamento base, quindi vi esorto a fare l'abbonamento base. Poi la seconda cosa, oltre a conoscere se stessi, è la chiarezza sulle nostre aspettative. Cioè, devi sapere che aspettative hai. Prima di iniziare una relazione, è utile avere un'idea chiara di ciò che stai cercando in un partner o in una relazione. Questo ovviamente non riguarda soltanto aspetti logici e cognitivi, ma riguarda anche la compatibilità emotiva. Che compatibilità avete? Perché non è soltanto il tempo che passate assieme, no? Ci deve essere anche una qualità, ovviamente. Se tu passi del tempo di merda, come dire, più tempo di merda passi, peggio è. Salutiamo anche Valentina. Più tempo di merda passi, peggio è. E voi siete abituati a passare del tempo di merda, fondamentalmente. Salutiamo anche Pink e salutiamo anche Daniela e Valentina e Rosy. Quindi questo è un punto importante, no? Devi sapere, devi esattamente sapere quello che tu vuoi, perché altrimenti sei soltanto una mentecatta, sei soltanto una derelitta, sei soltanto una poveraccia. Quindi devi avere un'idea chiara sul tipo, no, di relazione che hai con questa persona, devi saper valutare la compatibilità emotiva. Anche l'impegno desiderato e anche altro ancora che riguarda proprio l'imprinting vissuto da questa persona, perché ci sono degli imprinting che sono incompatibili. Ad esempio, due persone che hanno vissuto un forte conflitto materno, salutiamo anche Giovanna, sono totalmente incompatibili, non hanno nessuna compatibilità. Due persone o due persone che hanno, ecco. Non è vero, cioè in questo caso dal punto di vista dell'imprinting, imprinting simili generano, come dire, una repulsione totale, ma c'è proprio una repulsione, si genera una, diciamo, si genera, come si possiamo dire, una totale repulsione. E questo poi si scarica anche se non c'è una buona compatibilità o una buona affidabilità. Poi si scarica sull'altra persona, non anche una compatibilità emotiva, per carità, anche una compatibilità sessuale. Si genera rabbia quando manca compatibilità. E quindi poi andrete a litigare al supermercato, no? A me era capitato tempo fa, e poi mi è stato ricordato da una persona, quindi lo ricordo oggi perché è una cosa interessante. Un po' di tempo fa al supermercato stavo in coda. E c'era una coppia vicino alla coda del supermercato in cui lui, praticamente, sto povero pirla, disgraziato, poveraccio, mentecatto, aveva preso un pacco di biscotti che probabilmente aveva sbagliato il pacco di biscotti, ma anziché prendere il pacco di biscotti X, per dire, aveva preso il pacco di biscotti Y. E era con la moglie, la fidanzata, non so chi cazzo fosse questa, e questa qua aveva iniziato a incazzarsi come una bestia, aveva iniziato a incazzarsi come una bestia, forse l'avevo già raccontato una volta in una live, l'avevo già raccontato, aveva iniziato a incazzarsi come una bestia e aveva iniziato a, diciamo, a imprecare, eccetera, eccetera. Quindi mandate a fanculo, no? Però questo non è che il problema non è quello del biscotto che ho preso il biscotto X anziché il biscotto Y, salutiamo anche Marco, ma è il fatto che ci sono, no? Altre cose, no? Ma quando una persona, quando avete a che fare con personaggi del genere, mandateli a cagare, no? Ma dall'inizio, no? Dovete mandarli a cagare. Eppure molte persone poi stanno in coppia perché se non ci sono delle compatibilità effettive, diciamo, se non ci sono delle compatibilità affettive, diciamo, da questo punto di vista. Anche emotive, ma anche passionali, insomma, se non c'è una compatibilità, le persone stanno assieme e di fatto, diciamo, come dire, stanno assieme, ma si odiano fondamentalmente, si odiano e quindi scaricano
sui primi pretesti, no? Uno potrebbe essere che ha preso il pacco di biscotti sbagliato, magari poi lei a casa, che ne so, fa qualcosa e si incazza lui. Cioè, io credo che magari uno si fa sottomettere, magari sono cose alterne, però è, come dire, diventa la guerra dei roses, no? Dei rose, come il film, no? Perché poi... eppure ci sono persone che come i Rose, Roses, come era lì, non mi ricordo se Rose o Roses, continuano a stare assieme e continuano a farsi la guerra fondamentalmente. Quindi dovete tenere presente questo, no? Bisogna farsi alcune domande. Cioè, tu con quella persona, come dire, perché ci stai? Perché vuoi? Oppure perché vuoi iniziare? Ma questo dovresti chiedertelo prima di iniziare una relazione, no? È utile avere un'idea chiara su ciò che stai cercando. E quindi, prima di entrare in una relazione, devi capire anche il tipo di imprinting che ha l'altra persona. Perché se avesse un imprinting speculare al tuo, sono cazzi, sarebbe una vita di merda. Due dittatori, che hanno vissuto, ad esempio, conflittualità paterne. Che si mettono assieme, due dittatori che si mettono assieme saranno, come dire, potranno anche andare d'accordo per un periodo brevissimo, magari proprio per il fatto che sono entrambi dittatori, ma poi avranno. Sono offline. Dovrei essere tornato online. Vedete o no? Vedetemi se vedete rapidamente, ditemi se vedete. Connessione riuscita. Ok, sì, c'è stato un piccolo salto di connessione, adesso dovremmo esserci connessi. Ecco, quindi ricordo a tutti che se volete fare domande dovete abbonarvi al canale o dovete fare una donazione al canale. Se invece volete, come possiamo dire, seguire i miei seminari. Non si sente? Non si sente? È saltata la connessione. Scrivete se sentite o se non sentite. Mi sono bloccato.